Salve, care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santenchan in un nuovo video. Mi scuso del ritardo col quale lo faccio. L'ultimo video l'ho fatto il 27 ottobre, parlando del tragico terremoto che ancora una volta è venuto nel centro Italia. Quindi l'ho fatto 11 giorni fa. E di solito ne faccio una a settimana, a volte due o tre. Di solito faccio i video ogni volta che ne ho occasione, perché poi non so quando li potrò fare. Quindi magari in una settimana ne faccio tre, per 2 settimane non ne faccio nessuno. Ma quelli che mi seguono ci sono abituati e si adeguano ai miei tempi. Quelli che invece non mi conoscono hanno video a sufficienza da vedere, perché già ne ho girati più di 600, forse 625, 650. Comunque, a tutte e tutti voi un grande ringraziamento per seguirmi. E adesso passiamo al tema del giorno. Anzi, manca meno di un giorno perché il tema del giorno sia realtà. Quindi 3, 2, 1. Manca infatti meno di un giorno alle elezioni presidenziali nordamericane. Se ne sono dette di tutti i colori, sono state delle elezioni atipiche perché non hanno rispettato il fair play, perché i due candidati, i due schieramenti, i due asset non hanno rispettato il politicamente corretto, e come diremo noi altri, si sono sputtanati alla grande. Nessuno dei due ha risparmiato all'altro dei colpi bassi, come neanche il mio limone mi risparmia delle limonate alla testa. Mi sposto. Se no continuerò a prendere. Vabbè, non so se tagliare questo. Abbiamo da una parte una Hillary Clinton responsabile accanto a Barack Obama delle primavere arabe, della presa di Mosul in Iraq, dell'attacco all'ambasciata nordamericana in Libia e della conseguente morte dell'ambasciatore. Abbiamo lo scandalo delle email, lo scandalo dei Clinton, anche di Bill Clinton in Arkansas, perché già venivano inguaiati da prima della sua candidatura presidenziale, della candidatura di Bill Clinton. Gli scandali sessuali già erano anteriori al suo mandato presidenziale, già quando era senatore dell'Arkansas. C'erano delle denunce per traffico di armi, abuso sessuale, non violenza ma abuso. E tutte cose che gravano sulla campagna della candidata Hillary Clinton. Ma d'altro canto abbiamo un Donald Trump che ne dice di tutti i colori e le ridice, perché al giorno dopo si rettifica. Aveva detto che costruiva un muro, ma poi ha detto: beh, Hillary Clinton ha fatto un muro più grande di quello che vorrei fare io. Poi aveva detto che lasciava la mano a Israele, che non lo proteggeva più, che era stanco e che avrebbe rivisto il trattato nucleare con l'Iran. E invece poi alla fine dice che oggi ha dichiarato che non lascerà mai solo Israele. E quindi alla fine dice, ridice, stradice e smentisce e ridice. Veramente nessuno dei due candidati mi sembra molto coerente, perlomeno non è conseguente con la realtà. Paolo Bernard, che io seguo già da qualche tempo,
dice che è preferibile votare Hillary Clinton perché i Clinton, di cui ha parlato la loro traiettoria, sono più corrotti e quindi più affidabili, come da sempre si sa. Il politico corrotto e colluso e strumentalizzabile di Donald Trump. Quindi Paolo Bernard, viene da dire Paul Bernard, Paolo Bernard dice che è meglio un corrotto al potere come Hillary Clinton, che lui ha anche spiegato il passato oscuro dei Clinton in Arkansas, che politico, un presidente come sarebbe Donald Trump, un pazzo sciolto, un cane sciolto che non dipende da nessuno. Primo, e vorrei sapere come possa dire questo, visto che quando avevamo un corrotto al potere, lui lo ha fortemente criticato, Silvio Berlusconi, perché diceva che era una cosa cattiva. Come? Adesso dice che una Hillary Clinton corrotta è sempre meglio di uno che fa quel cazzo che vuole, parole sue, perché non è corrompibile. Per noi è una cosa cattiva avere un corrotto al governo, per i nordamericani avere una corrotta al governo e bugiarda è una cosa buona, perché almeno lei il cosiddetto bottone rosso non lo schiaccerà mai o non leggerà mai i codici nucleari. Io invece sostengo il contrario, che proprio perché si conosce il lato oscuro dei Clinton in Arkansas e tutti cercate la gente che è morta in cause misteriose per motivi sconosciuti, perché hanno assistito, sono stati testimoni di narcotraffico e di altre cose, sanno che fra Bill e Hillary Clinton in Arkansas, già dai tempi in cui Bill Clinton era governatore, di cose ne hanno fatte di cotte e di crude, mi sembra per 8 anni, prima che lui si candidi presidente. Poi di cose, di guerre, cambio braccio, di guerre ingiuste, come Bush padre, Bush junior, e come anche Barack Obama, ne ha fatte anche Bill Clinton. Non ci scordiamo che nelle interne democratiche si è presentata la Hillary Clinton contro Barack Obama e ha perso. Allora è stata scelta come segretario di Stato e ha collaborato con Barack Obama per i 2 mandati che ha avuto, non per compiere con le promesse presidenziali di Barack Obama, chiudere Guantanamo, chiudere Abu Ghraib, proibire la pena di morte, le torture, l'intervenzionismo, eccetera, ma fomentare le guerre che già Bush padre, Bush junior e tutti gli altri presidenti avevano fomentato. Quindi ha fatto l'esatto contrario Barack Obama, anche se era il primo afroamericano della storia degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, e Hillary Clinton, la prima segretaria di Stato donna, credo, quella era Condoleezza Rice, però ha fatto il contrario di quello che ha promesso. E tutti quelli di sinistra a bersi il racconto che, siccome era un afroamericano, sarebbe stato veramente democratico. Sì, lo è stato, come Bill Clinton, che ha bombardato più volte l'Iraq di quanta lo abbia fatto messi insieme, di quante volte lo abbiano fatto messi insieme Bush padre e Bush figlio. Allora, la Hillary Clinton, che ha dimostrato di essere stata bugiarda e corrotta, dicevo, durante tutta l'amministrazione Obama, durante tutti i 2 mandati che gli è stato accanto, dovrebbe farci credere adesso che si è pentita di aver appoggiato George Walker Bush Jr. nella sua guerra all'Iraq del 2003,
che non farà più certe cose, che non appoggerà più l'ISIS perché lei ha confessato di aver armato, finanziato e organizzato l'ISIS per distruggere lo Stato siriano e deporre Bashar al-Assad, facendo così un favore allo Stato israeliano. Lei dovrebbe persuadere i nordamericani a votarla perché ha cambiato, non è più la stessa. D'altra parte, comunque, mi sembra che Donald Trump ne dica di tutti i colori, le spari di qua, le spari di là, e poi alla fine farà lo stesso che tutti i presidenti repubblicani, Donald Reagan, Carter, Bush padre, Bush figlio, insomma, tutti, anche tutti i politici democratici, come Kennedy, come Bill Clinton, come Barack Obama, perché l'impero ha bisogno delle stesse politiche. Io non credo che ci siano persone che possano scappare alla logica delle corporazioni, delle multinazionali, delle banche, delle lobby, come dice invece il nostro caro amico Paolo Bernard, che saluto e che seguo molto. Per me, ed è una scommessa a futuro, se vince Donald Trump, con il tempo svilupperà le stesse politiche, inevitabilmente, che ha fatto sì che Barack Obama non rispettasse le sue promesse, che Bill Clinton non le rispettasse, che non rispettasse Bush padre, Bush figlio, Reagan, Carter, Nixon, Kissinger, chi più ne ha più ne metta. Quindi per me vinca l'uno o vinca l'altro, i nordamericani hanno poco da scegliere, infatti molti sono gli scontenti che vorrebbero non votare nessuno dei due e forse molti vanno a non votare, non vanno a votare direttamente. O voteranno un terzo candidato che sanno che perde, o un quarto, un quinto. Ma se io fossi nordamericano, sapendo tutto quello che è successo nello stato dell'Arkansas, grazie ai Clinton, probabilmente sceglierei di votare quello che per il momento sembra il male peggiore per qualcuno che appoggia i Clinton, ma che forse dovrebbe essere considerato il male minore, cioè che è Donald Trump. Per il momento Donald Trump a me sembra il male minore. Non l'ho ancora visto governare. Ha detto tutto il contrario di tutto. È populista e demagogico, ma lo è anche Hillary Clinton. Quindi, sapendo tutte le cose oscure, le rogne dei Clinton in Arkansas, il male maggiore mi sembrano proprio i Clinton. Se io fossi nordamericano, sceglierei il male minore, Donald Trump, anche se a molti sembra, a molti di quelli che sono orientati verso la supposta sinistra rappresentata dai Clinton, sembra il male maggiore, ma né Barack Obama né Hillary Clinton sono di sinistra, ma neanche secondo le logiche della sinistra nordamericana, ma neanche Bernie Sanders è di sinistra. Vabbè, allora con questo breve intervento, esprimendo le mie condoglianze a tutti quelli che hanno sofferto un terremoto, poi vorrò fare un video sui cambi climatici. Vi do i miei migliori saluti e arrivederci alla prossima. Dal vostro Santen Chan, care amiche ed amici. Questo era ciò di cui vi volevo parlare nel video di oggi, ma ho dato la priorità alle elezioni nordamericane, le immagini della tromba d'aria che ha devastato la Dispoli. Per problemi di copyright non metto l'audio. Una violenta perturbazione ha colpito la città sul litorale laziale, scoperchiato un palazzo. È veramente una cosa sconcertante. Queste cose non succedevano una volta,
Io sono nato a Roma nel 1969 e veramente se succedeva qualcosa ultimamente era di piccole dimensioni. Qua ci sono sempre tanti messaggi promozionali, però ecco, qua tutte le immagini della tromba d'aria, veramente una cosa allucinante. Caduto giù un albero, ho ucciso una persona. Una cosa pazzesca. Addirittura la tromba d'aria ha succhiato, come si vedrà. È morto un morto colpito da un cornicione, perché come si vedrà ha sventrato un appartamento. Questo è il mio nuovo profilo di Twitter. E questo è il mio nuovo profilo di YouTube. Invece è rimasto pressappoco da alcuni mesi lo stesso il mio profilo di Facebook. Come si vede, è di qualche anno fa, quando io facevo la prima media. Un dettaglio della foto. Qui sono io da molto piccolo. Ed adesso sempre io, il vostro Sant'Enchan, vi saluta da molto grande, circa 30 o 40 anni dopo di quella foto. Grazie di avermi guardato e alla prossima. Arrivederci. E la prossima sarà sul cambio climatico. Almeno cercherò di farlo, poi se parlerò d'altro lo vedrò. Mi si è definitivamente rotto il cellulare. Samsung Galaxy Young 5360, perché questa volta gli si è rotto il bottone dell'accendimento. Allora gli ho messo una app che schiaccia un bottone e si spegne lo schermo per non toccare il bottone, no? Però succede che si riaccende e si rispegne solo. Allora non basta per chiuderlo togliergli la batteria. Perché a volte si riaccende e si rispegne e consuma la batteria così, quindi non funziona più. Perché a volte funziona, rimane acceso, lo spegni con l'applicazione, lo riaccendi col bottone home, però a volte si rispegne e riaccende costantemente. Sarà tutto l'hardware che ormai c'ha quasi 4 anni quel cellulare. Allora vi lascio, grazie di seguirmi e a presto.